Qui non lavorano, qui sono dei missionari. Una settimana prima di lasciarla, prostrato dalla malattia, così Achille Morisani descrisse alla figlia Marilena il periodo trascorso all'hospice di Spicchio, a Lamporecchio. Funzionario del Genio Civile, molto conosciuto a Pistoia, aveva 86 anni. Si è spento lo scorso 3 novembre. Ad un mese dalla scomparsa, la figlia lo ha voluto ricordare, pensando a quanto abbiano lasciato in lei e nella famiglia le settimane trascorse alla limonaia, al fianco del loro caro e dal personale della struttura. Vorrei che queste mie parole contribuissero a demolire questo concetto che a Spicchio si va a morire, perché non è così. Non è assolutamente così, a Spicchio si va a vivere un periodo della vita circondati da professionisti amorevoli, positivi, che danno tutto ciò che noi familiari non possiamo dare. Come il mio babbo cantava, recitava, ha fatto tantissime cose che l'hanno reso veramente sereno, felice, nonostante lui sapeva benissimo, era a conoscenza della sua malattia, ma ugualmente insieme a loro è riuscita a sorridere fino all'ultimo giorno. Un sentito ringraziamento va alla dottoressa, al medico di famiglia, la dottoressa Melani, che mi ha appunto avvicinato a questa struttura, il dottor Bologna, la dottoressa Giardina e la coordinatrice Iozzelli e i tre angeli che il mio babbo aveva sempre accanto, Roberto, Vitina e Tina. Grazie di cuore.